Eccoci qui, buongiorno, le 6 e 7 del mattino, è lunedì 17 di agosto 2020, inizia una nuova settimana insieme a RTL 102.5, insieme, grazie a Dio, Enrico Galletti. Buongiorno, ma che bello, buongiorno a Luigi Santarelli, buongiorno a voi che ci seguite ovunque, dal mare, dalla spiaggia, magari adesso ancora un po' presto, però dalla montagna sì, e ci chiamate, tra fresche montagne, spiagge infuocate, nuotate nel blu e passeggiate nel verde, castelli in aria, castelli di sabbia, anche quest'anno RTL 102.5 ti segue ovunque per farti dire una cosa, RTL 102.5, e ricordatevelo bene, non 105, 100 altre cose. Cose, è anche mia. Ok, mi piace Galletti arrabbiato questa mattina. E questa è la parola d'ordine quando venite in diretta con noi, quindi 02 25 15 15, chiamateci sin da subito, i nostri registi a Milano prenderanno le vostre telefonate, quindi buongiorno Manuel Bella e Roberto Bazzani, buongiorno al pettinatissimo Alessio Valentini qui a Castellaneta Marina. Allora, ieri sera ho assaggiato, io ho 21 anni, per la prima volta nella mia vita le cozze. Non male, meglio tardi che mai. Com'erano? Stata una rivelazione, ragazzi. Ma poi siamo a Taranto, quindi che fai, non mangi ma pesce? Ma impepata di cozze, col sugo, com'erano? Allora, impepata e cozze gratinate, ragazzi. Cozze gratinate. Allora, confesso di essere un leggermente appesantito questa mattina. Però e te ne cosa hai mangiato dopo? Perché se hai mangiato solo quelle... Vabbè, ma io propongo di proseguire. Siamo anche in radiovisione, canali 36 del digitale terrestre, 736 di Sky. Siamo in streaming su rtl.it e sull'app ufficiale di RTL 102.5 che potete scaricare dallo store del vostro smartphone. Adesso. Siamo pronti per cominciare la linea diretta insieme a voi. Chiamate 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025. È partito un dibattito con Manuel Bella che mi diceva che nelle cozze ci va messo il limone, ma io sapevo che... Insomma, in alcune parti d'Italia forse è anche vietato dalla legge, insomma, va bene, ne parleremo. Allora 02 25 15 15, chiamateci, chiacchieriamo insieme. È vietato dalla legge mettere il limone sulle cozze. Nel senso che è un po', capito, una bestemmia metterci il limone, non lo so. Che Cozzalone insegna. Non lo so, queste sono cozze tarantine. 02 25 15 15. Andiamo da Sergio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Sergio, da dove ci chiami e come sei? Sempre mia. Benissimo, da dove? Siamo da, sto seguendo l'Adriatica, torno a Bologna, ho provato sempre le mattine che vado sempre a camminare, vi ascolto sempre, mi ha fatto piacere contattarvi. Senti Sergio, quanto ti fai di camminata? Quanto stai fuori? Allora, io tutte le mattine per causa lavoro, purtroppo coronavirus, abbiamo poco lavoro in questo momento, tutte le mattine mi faccio 2 ore di camminata. Beh, complimenti, insomma. Non male, specialmente non male. A quest'ora. Assolutamente. Senti, ma come sta andando la tua estate? Che cosa stai facendo? Hai fatto anche delle ferie? Guarda, le ferie proprio non l'ho fatti proprio per causa di questo lavoro che mi ha portato un po' di calo proprio, quindi ho fatto 3-4 giorni adesso a Ferragosto, sono stato in Puglia, Vieste, ho fatto Pestici, poi ho fatto Matera, in 4 giorni sono tornato a Massaccia, adesso sto rientrando. Siamo vicinissimi, tra l'altro ecco, Matera è una delle mete che vorremmo visitare prima di ripartire, perché chiunque ci parli di Matera ci dice che è assolutamente da visitare. Sì. Abbiamo visto Alberobello, tu c'eri Alberobello? No, vabbè, no, ma tu la vedi in questi giorni. Ok, bellissimo assolutamente. Grazie Sergio per averci chiamato, buona giornata e continua a seguirci. Ciao, grazie, ciao ciao. Un abbraccio, ciao. 02 25 15 15, andiamo da Stefania, buongiorno, come stai? Bene, grazie. Siamo in macchina con Elena. Sì. Da Bergamo. Da Bergamo. E stiamo andando verso Rizzone. Ah, a mostrare le chiappe chiare, è vero Stefania? Come? No, vabbè, niente, lascia perdere, guarda. Ma chi è Elena? Elena è la mia amica. E sta guidando. Ok, perfetto. E il programma? Cioè, nel senso, arrivate, quanti giorni state? Allora, torniamo domenica, quindi facciamo una settimana. Beh, niente male, niente male. Ma raggiungete qualcuno? Siete voi due? Avete i no, compagni? No, siamo soltanto noi due. Guardate che adesso però in discoteca non ci si può andare, lo dico per voi, perché so, lì insomma è un posto... Abbiamo fatto serata ieri sera però, mi compenso. Vi siete portati avanti. Vi dispiacerà non andare in discoteca? Sì, ci piace. Ballare. Vi piace, quindi insomma è una mancanza per voi, bisogna solo aspettare un po' di tempo, vedi? Ma sì. Io lo sentivo che fossero due tipe da discoteca.
Purtroppo sì, ma dai, vedrai che presto, insomma, la situazione migliorerà, e questo lo diciamo davvero con l'ottimismo che bisogna avere in questo periodo. Stefania, grazie di tutto, fate buon viaggio tu ed Elena, poi richiamateci, fateci sapere com'è il mare di Riccione. Martino, allora esiste la galleria Monte Galletto? Sì. Quindi come minimo mi aspetto che mi istituiscano un ponte, qualche cosa. Se io ho la galleria, tu vuoi, diciamo così. L'upgrade. Esatto. 02 25 15 15, siete voi protagonisti di questa linea diretta fino alle 7 del mattino con Luigi Santarelli e Enrico Galletti. Andiamo subito da Luigi. Buongiorno Luigi e benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno Luigi, da dove ci chiami, come segui RTL 125 e parola d'ordine? Allora, in questo momento vi chiamo in linea d'aria dalla vostra postazione a Castelletta Marina. Cioè proprio qui sopra in aria? Sono sulla 106. Sto passando in questo momento, sì. Quindi siamo molto vicini, non conosciamo. Vicinissimi. Okay. Vicinissimi, perfetto. Quindi è per questo che si sente così bene. Ok, questa era la prima domanda. La seconda domanda è come ci ascolti? Dalla radio. Bene, dalla radio, sì. Fate il pullman, okay. Poi viaggio verso Napoli. Ok, e la parola d'ordine? Se la ricorda. No, gli hai messo pressione. Ho messo giù. Si è sentito un faro puntato in faccia e quindi ha deciso di mettere giù. Comunque era RTL 102.5 e anche mia. Vengono degli ospiti a chiacchierare in diretta con noi, tu gli stai col fiato sul collo, no? Parola d'ordine. Questi poi vanno in ansia. È vero. 02 25 15 15, dolcissima, pregiatissima Franca, benvenuta. Buongiorno, ciao ragazzi, buona mattinata. Buongiorno, potrebbe cortesemente così RTL la anche mia, da Beh, sempre. Benissimo. No, mi ha detto Santarelli deve essere più gentile, no? Mi ha sgridato. Mi sgrida dal 23 di luglio, dal 27, quindi insomma, sono abituato. Sì, RTL anche mia, per sempre e da sempre. Vi ascolto adesso dall'app del telefono perché sono nel lungomare della Caletta, in provincia di Nuoro, che faccio la mia solita passeggiata matutina. Ma quanto siete sportivi tutti quanti? Noi facciamo 10 passi per arrivare dalla stanza radiotrack. Abbiamo il fiato nel mio giornale, però che pesa. Sono appena andata in pensione, mi sento molto giovane, quindi cammino la mattina dopo vado in spiaggia. Il da fare in casa lo lascio a quest'inverno e quindi dico, d'estate Franca, bisogna. Sì, dimmi tesoro. No, volevo chiederti, ma che lavoro facevi? E poi com'è cambiata la tua vita quando sei andata in pensione? Io è cambiata in positivo al 100%, ero molto stanca. Dopo 40 anni di lavoro uno ha bisogno anche di fermarsi. E quindi avevo un colorificio in zona, quindi ero nel mondo dei colori. Ma ti manca un po' lavorare? No, adesso sto per diventare anche nonna, quindi... ci sono tante cose che avevo trascurato prima, adesso ci dedichiamo un po' anche a viaggiare, siamo dei motociclisti, io con mio marito, e quindi andiamo un po' in giro per vedere dei luoghi nuovi. Sai cosa? Forse sta tutto lì proprio nel partner che hai vicino, perché secondo me quando vai in pensione non è che, insomma, non deve essere facilissimo, perché è un cambio radicale di vita. Effettivamente, come ci dice Franca, se hai una persona accanto che ti carica con la sua Harley, diciamo che puoi anche resistere. Franca, un abbraccione, grazie mille per anche averci voi, chiamato. Anche voi, buona giornata. Grazie, aspettiamo anche voi. Intanto la linea diretta di Non Stop News allo 02 25 15 15, signore e signori, arriva Salvatore, buongiorno. Ciao bellissimi, telefono dalla Sardegna, da Olbia, come state? Bene, in piedi, tu come stai? Bene, tranquillo, me ne sto andando a lavorare bello beato, guarda, ti dico la verità, saluti a tutti quelli che ascoltano RTL che è sempre con noi. Vi salutiamo, è una radio molto noi. Fantastica. Senti Salvatore, che lavoro fai? Io lavoro nell'ufficio veterinario di Olbia. Quindi hai a che fare con che tipo di animali? Sì, animali, tutti i tipi degli animali, bovini, caprini, suini, quello che capita. Fortissimo, Salvatore. Senti, ma le ferie dove vai a farle? In Sardegna oppure esci dai confini? No, la Sardegna, l'isola mia, anche gli altri posti sì sono bellissimi, ma con questo caos che c'è poco da fidarsi, guarda, ti dico la verità. Ma dove vai? Come? Dove vai, dico, in ferie? No, non ci vado in ferie, ma ne sto qui in Sardegna.
No, no, non sono abituato ad andare in ferie perché non, ti dico la verità, non mi interessa niente. Che dire, preferisco, non vado in ferie, ma resto qui in Sardegna. Infatti, diciamo che vabbè, comunque qualche giorno di riposo, di stop, un po' di mare, te lo farai. Sì, sabato la domenica mi riposo sempre, anche se sto andando lì a fare degli allevamenti per conto mio, però lo mi rilascio un pochettino, dai, bello, tranquillo. Qualche giornata in spiaggia che voi sardi vi abbronzate subito, quindi insomma non è come noi che ci scottiamo, siamo a fare tutti i passaggi, quindi Salvatore vai al mare assolutamente, un abbraccio, grazie. Ok, ciao, ascolta, saluto tutti quanti quelli che ascoltano Radio TL. Va bene, perfetto, li salutiamo anche noi da parte tua, di Salvatore. Ciao. Buona giornata. Allora, alle 6:28 del mattino vi aspettiamo. Radio TL. Vabbè, no, era PL. Radio PL. Vabbè, andiamo avanti. 02 25 15 15. Ci chiamate e chiacchieriamo insieme del vostro lunedì. Siamo in onda con Francesca Carla. Buongiorno. Ma buongiorno, RTL 102.5 è anche mia, no? Oh, rimettiamo un po' di ordine qui nelle citazioni. Francesca Carla, buongiorno, benvenuta. Da dove? Telefono da Brugherio, che è in provincia di Monza, Brianza. Ok, come ci segui da Brugherio? Come si vive? No, come ci segui da lì? Come segui RTL 102.5? Non ho capito un tubo. No, dico, stai sentendo la radio, stai vedendo la radiovisione, certamente. Sei su RTL.it. Allora, io mi alzo alle 6 del mattino, alzo sempre, estate, inverno, mi piace così. È perché alle 6 io ascolto la radio, gli altri dormono, magari scrivo qualche cosa e leggo il giornale il giorno prima. Un'ora e mezza è tutta mia e mi piace da morire. Ma senti, allora, ma che cosa scrivi? Scrivi poesie, scrivi articoli? Sì, scrivi qualche volta poesie, altre volte io ho tanti quaderni, ne ho 63. Ma non so, sono anche sparsi tutti i cassetti che non riesco manco più a aprire, tanto sono pieni da anni, 15 anni, no? E se vedo un articolo che mi interessa particolare, no? Che stuzzica, lo ritaglio e poi ci faccio il mio commento, appiccico sul mio quaderno e poi volto pagina e vado avanti così. Oppure una poesia, dei piccoli editoriali di Francesca Carla. Ma te non sei di Brugherio, però di dove sei? Io sono proprio nativa, sono di Baie, che è un piccolo... Avevamo capito che quell'accento non era brianzolo. Francesca Carla, un abbraccio, grazie. Carli, buongiorno, Carlo. Ciao, buongiorno. RTL buongiorno. Anche mia, oltre che vostra, oltre che di tutti. Benissimo. Facciamo che un po' di tutti, dai. Un po' di tutti, sì, ce la spartiamo. Da dove ci chiami, Carlo? Come segui RTL? Allora, in questo momento sto seguendo la macchina, il radio. Vi chiamo da Bolzano, ma sono in vacanza. Sto andando a Bergamo a prendere il bimbo di mia moglie, il figlio di mia moglie, che sarà con noi una settimana, e quindi torno poi di nuovo a Bolzano. E dove andate? Restiamo, da una settimana già che io e mia moglie siamo a Bolzano con i due cucci, abbiamo due cagnolini, e quindi resteremo lì, continueremo a fare escursioni, passeggiate, prenderemo sole, mangeremo, berremo, faremo quello che abbiamo fatto da una settimana a questa parte, però con la famiglia al completo. Dai Carlo, diciamo che non vedi l'ora che la famiglia si riunisca. Assolutamente sì, infatti sono partito da una mezz'oretta e spero di non trovare traffico e di poter ritornare a Bolzano almeno verso l'una e mezza per poter restare di nuovo tutti insieme una settimana. Senti un po', ma in questi giorni com'è stato il tempo? Perché ci hai detto escursioni, insomma, prendere il sole. Allora, contrariamente alle previsioni iniziali, dove prevedevano due settimane di tipo arca di Noè, sempre il sole. Pioveva la sera, al mattino c'era il sole fino alle 19:30, poi verso le 20:30 iniziava a gocciolare, quindi ci ha permesso di vedere qualcosina, ecco, di qui. Non dai, siamo però non vorrei sembrare quello che fa scarpinata ad alta quota, ecco. Arrivavamo sul laghetto, seggiovia, mangiavamo due giri con i cagnolini giusto per fargli sgranchire le gambette, le zampette, e poi ritornavamo magari da un'altra parte, ecco.
Tranquillo, guarda, l'avevamo escluso quello, non ti preoccupare, ma solo per un fatto di media. Anche perché parli con noi, che insomma, esatto, di discussioni. Tra l'altro, Carlo, fai una cosa. Mangiare. Continua a seguirci anche più tardi, perché parleremo proprio con Nico Schiodetto di Trevi Meteo delle previsioni per questa settimana, che sicuramente, dai, siamo ottimisti, certo. Insomma, siamo ad agosto, insomma. Dai, anche perché dobbiamo terminare bene questo agosto, insomma, è molto importante, che poi bisogna ripartire con tutto quello che comporta. Arriva settembre. Grazie mille, Carlo, per averci chiamato, buona giornata. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie, ciao. Grazie mille. Voliamo da Giuliana, che ci aspetta allo 02 25 15 15. Giuliana, buongiorno e benvenuta. Ciao, io sono in macchina con mio marito Michele e adesso mi trovo in autostrada all'altezza di vicino Conegliano e stiamo andando in Valle Urina. Bellissima, allora, hai saltato la parola d'ordine, ma insomma va bene così. No, così. Non l'ho saltata, l'ho fatta apposta, RTL è anche mia. Scherzare Giuliana, di la verità. Come stai? Bene, dai, tutto a posto, un piccolo weekend, proprio toccata e fuga, ma ci vuole. Ma sì, ma certo, ma senti, come guida il marito, bene? Sì, dai, guida bene. Non è, ma tu sei una che interviene e dice attento la macchina sorpassa, rallenta, no, occhio pure. No. Beh, se alzo un pochino così. La radio. Beh. Sì. Non è male. Non è male questo. Giuliana, vuoi salutare qualcuno? Vuoi dirci qualcos'altro? Saluto tutti voi e... una buona e mio figlio Matteo, che è rimasto a casa da solo. Oh, quanti anni ha il figlio Matteo? 23. Dai, adesso c'è la casa, insomma, tutta per lui. È così. Dai, Giuliana. Va bene, Matteo. Scusami, Giuliana, salutaci Matteo, salutaci anche lui naturalmente. Buona giornata, grazie. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Allora, 02 25 15 15, vorresti diventare amico di Matteo? No, e vuoi vedere Matteo, insomma, sono andati via i genitori finalmente, qualche giorno di casa libera, avrà già organizzato chissà cosa, quella casa chissà se c'è ancora. Raffaele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. Da dove chiami? Come segui? Allora, io chiamo da quelli delle fonti, non sto tanto lontano da voi. Bene. 40 chilometri, sto a Castellaneta. Quindi sei proprio pugliese doc. Sì, io sono di Cerignolo originale. Quindi originale, provincia di Foggia, no, originale 100% bravissimo. Certificato. Diffidare delle imitazioni. Esatto. Bravissimo. Senti Raffaele, allora, la tua giornata dove sei? Che fai? Allora, la mia giornata inizia alle 4:30. Così, leggera. Io gestisco una stazione di servizio, quindi bar, tutta sta roba qua. Ho appena 64 anni, ma sono un ragazzino di 28-29 anni. Che bello, bravo, ci piace sentire questo spirito. Enrico, io ho già parlato con te un paio di volte, una volta con Fulvio pure. Io avevo segnalato subito dopo la fine del lockdown, a maggio, perché siccome gli italiani si sono distratti ultimamente, e avevo chiesto con insistenza, tant'è che avevo fatto la battuta che volevo parlare col presidente vostro, di mandare in onda alle 9 quel famoso inno nazionale, così l'Italia non si distacca. No, non l'avete fatto. L'abbiamo fatto a lungo, no, te lo assicuriamo. No, l'abbiamo fatto a lungo prima, io l'ho chiamato dopo. Per non far distrarre gli italiani, che si accalcano uno sopra l'altro, quell'inno nazionale alle 9 è un segnale per dire ragazzi non ci distraiamo, perché qua sta ritornando di nuovo la peste. Allora, guarda, non esageriamo però Raffaele, bisogna anche essere un pochino positivi. Sicuramente, probabilmente non ci serve l'inno nazionale per ricordarci di essere italiani, ma l'abbiamo fatto con grande piacere per diversi mesi, specialmente nei periodi più duri che il nostro paese ha affrontato. E c'è da dire, Raffaele, che adesso è il momento del buonsenso, su questo tu hai ragione. L'inno nazionale, indipendentemente dalla pandemia, è un momento che ti mette un po' di adrenalina addosso. L'inno nazionale è un'altra cosa. Ma non risolve i problemi. Inno nazionale o non inno nazionale, bisogna che qui la gente si metta a rispettare le regole. Che quello è il vero amore per l'Italia. Comunque la tua proposta è sicuramente interessante. Poi l'inno nazionale ci fa sempre piacere risentirlo. È diplomatico Luigi Santarelli. Mattino, buon lunedì 17 di agosto 2020. Buona
settimana, buon inizio di ripartenza per chi è tornato dalle ferie oppure per chi sta partendo in viaggio proprio in questo momento per staccare qualche giorno dal lavoro. RTL 102.5 vi segue ovunque voi siate, siamo anche in radiovisione, lo ricordiamo, canali 36 della digitale, 736 di Sky, 02 25 15 15. Tiziana, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buongiorno Tiziana, come stai? Mi senti? Bene, tu? Sì, noi tutto bene, tutto bene. Da dove ci chiami e come segui RTL 102.5 stamattina? Allora, questa mattina mi sto seguendo perché sto tornando dalle vacanze. Ci siamo alzati alle 5 per tornare a Torino, dove oggi inizieremo di nuovo a lavorare. E è molto bello perché mentre viaggiamo stiamo vedendo l'alba e poi arriviamo dalla montagna, ci ha appena attraversato la strada un piccolo capriolo e, wow, ed è molto bello. Sì. È anche molto pericoloso, quindi occhio. Tiziana, scrivi un libro. Come essere felici di tornare al lavoro dopo le ferie ad agosto. Perché secondo me sei un po' in minoranza. Ma non so quanta gente lo comprerà, sai, appunto. Però sai, abbiamo passato delle belle giornate, fatto delle belle escursioni, passeggiate, visto dei panorami mozzafiato, un sacco di animali. Bello. Senti, ma qual è il ricordo più bello che porterai a casa di tutto quello che avete fatto in questi giorni? L'aver visto veramente un sacco di animali che di solito vedi in televisione o sulle riviste o nei documentari, averli visti dal vivo, marmotte, caprioli, un sacco di animali a un metro di distanza che si attraversano la strada, la volpe. Bello. C'era il distanziamento anche con gli animali. Esatto, lo rispettavano anche loro. Luigi, forse non so, sono per meno te pericolosi loro. Beh, in effetti, non so per te, ma io ogni anno penso sempre a questo tema. Cioè, per cosa mi ricorderò quest'estate? Effettivamente, se provo a ripercorrere le ultime estati, c'è sempre qualcosa che è successo, qualcosa che è capitato, un fatto che insomma, mi ricorda di quella stagione lì. È così anche per te oppure... Sì, ma lo sai che, ma poi quest'estate insomma... è stata un'estate diversa, abbiamo scelto certo di andare vicino casa, come è stato detto un po' da tutti, no? Per rimanere in zona, per aiutare il, sì, il territorio. Il territorio, e abbiamo scoperto dei posti bellissimi, vicino casa, un'ora da casa. Tra l'altro Tiziana, perché ci hai detto che state tornando a Torino, ma non ci hai detto la località in cui effettivamente siete stati in villeggiatura. Io ero in Val di Susa, si chiama Fazian del Frais, che è un posto un po' nascosto a 15 km a nord di Susa. Bene, 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 allora abbiamo fatto anche un po' di promozione turistica, esatto. Poi vabbè, chiaramente in Italia vai a colpo sicuro. Tiziana, grazie allora per averci chiamato e buon ritorno al lavoro. Grazie a voi, buona giornata, ciao. Ciao Tiziana, salutaci i colleghi. 02 25 15 15, aspettiamo anche voi in linea diretta. Dicevi su quella cosa di prima dell'estate? Ma sai che insomma più o meno un ricordo particolare c'è sempre. Anzi, se non ci fosse vorrebbe dire che la vacanza probabilmente è stata quasi noiosa. No, mi ha fatto ridere la cosa, saluta i colleghi. Adesso Tiziana arriverà al lavoro, sai, ciao ragazzi, tornati dalle ferie. Mi saluta Galletti. Chi è? Vabbè, saluta RTL. Insomma, è una cosa così, una carineria. 02 25 15 15, le vostre chiamate in linea diretta, i vostri messaggi al 378 378 1025. Devo dire, sono tantissime le persone che stanno rientrando a casa, ci sono tanti messaggi. Parlano anche delle soste in autogrill, oggetto di litigio. Sempre, come al solito. Tra poco leggiamo anche qualche messaggio relativo alla nostra abbronzatura. Prima c'è Maria. Bravo. Buongiorno Maria, come stai? Buongiorno. Buongiorno Maria, benvenuta. Da dove ci chiami? Buongiorno, come sei qui? Bugiardoni. Indovinate chi sono? No, è lei. Ma com'è possibile? Allora, vi diamo solo un indizio. Vi diciamo solo che siamo tipo a 3 metri di distanza dalla signora Maria. No, è ripartita ieri. Non era stamattina? No, è ripartita ieri. Bravo, è tornata a Bari, è tornata. Oh no. A Bari è tornata. Mi Maria, raccomando, come dici Bari. Volevo fare il simpatico, non mi è uscita. Come è andato il viaggio, signora Maria? È andato tutto bene. Voi come state? Ma noi benissimo. Dobbiamo dare delle spiegazioni ai nostri ascoltatori però adesso. La signora Maria, certo, è una signora veramente carinissima che viene in questo villaggio, il Blu Serena Valentino Village di Castellaneta Marina, da quando da molti anni. E quindi il primo giorno che eravamo qua è venuta al ristorante, è la rappresentante del nostro pubblico. Certo. Le piace, signora Maria, questa definizione? Certo, certo. Comunque vi sono portato un bellissimo ricordo a casa di voi due.
siete simpaticissimi, un po' bugiardoni, ma simpaticissimi. No, perché noi allora, ci siamo incontrati, avevamo salutato la signora Maria in onda, che però non stava ci ha sentendo, mannaggia. Che peccato. Signora Maria, grazie mille. Bene, un abbraccio. Grazie ragazzi, vi sto seguendo. Grazie. Caffè, vi seguo. Benissimo, magari ci vediamo l'anno prossimo. 02 25 15 15. Una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, Sei nell'anima, reinterpretata dai Negramaro per I Love My Radio. Fate un salto su iloveMyRadio.it, trovate tutte le 45 hit degli ultimi anni che hanno caratterizzato la nostra vita. Alla fine dell'estate scopriremo qual è la canzone della nostra vita. Assolutamente sì. Al 378 378 1025 si è scatenato un accesissimo dibattito sulla presenza di marmotte in Italia, perché prima la nostra ascoltatrice è venuta in onda dicendo insomma che durante il viaggio avevano incrociato una marmotta, era stato bello eccetera, e qui arrivano veramente tantissimi messaggi che dicono: ma le marmotte in Italia non ci sono, quindi è un caso che resta aperto, potete dire la vostra. 02 25 15 15 la linea diretta ci porta da Roberto. Buongiorno. Buongiorno RTL, anche mia. Buongiorno. Certo che sì, Roberto. Sai, mi viene in mente la famosa scena in cui Benigni vinse l'Oscar, quindi non farò il coro di Sofia Loren. Allora, come stai? Tutto bene stamattina? Tutto bene, sto andando al lavoro, sto attraversando una Roma deserta e quindi niente, sono rientrato dalle ferie già da un po'. Facciamo la scuola da Perugia e Roma, perché abbiamo i ragazzi con la nonna al fresco dell'Umbria. Che bello. E noi, niente, io e mia moglie lavoriamo, siamo due infermieri e quindi andiamo al lavoro. Bene, un po' invidiabile questa prospettiva della Roma deserta da girare in macchina, soprattutto a quest'ora. Deve essere molto bello. Sì, adesso tra un po' scenderò per il Gianicolo, quindi la vista del fontanone che riflette i primi raggi del sole è qualcosa di unico. Che non c'è nessuno, verrebbe la voglia di fermarsi e fare 300 fotografie, selfie e tutto, perché praticamente non c'è nessuno. Il lavoro chiama, però tra l'altro proprio ieri, non so se l'hai visto tu Roberto, ma io l'ho visto, Nanni Moretti ha pubblicato un video girando in Vespa proprio passando dal quartiere Mazzini, di una Roma deserta che fa veramente impressione. Già avevamo visto delle immagini forti durante il lockdown, ma durante l'estate è ancora più significativo. Francesco, allora fai un buon lavoro e soprattutto continua a seguirci. Un abbraccio forte e buona giornata. Grazie Roberto. Francesco è lui che ci aspetta in onda, è in linea. Buongiorno Francesco. Buongiorno, grazie. Buongiorno RTL, anche mia, in questo lungo viaggio che sto affrontando. Da dove a dove? Vado da Taranto, quindi da vicino a voi, vado nelle Marche, a Loreto, Ancona, Porto Recanati. Bello, bello, fai questo giro. Anche Sirolo, eh? Beh, vabbè, non esageriamo. No, è bellissimo, devi assolutamente ragazza, passarci, anche perché è lì, voglio dire, non puoi non fermarti. Francesco, ma con chi sei? Da solo. Ma in vacanza, amici. Quindi vai a riposarti un po'. Sì. Quanti giorni? Quattro, non di più. Dai Francesco, starai da solo la prima mezza giornata. Sì, ma ci siete voi che vi fate compagnia. Ma non ci saremo solo noi, vedrai Francesco. Senti, la prima cosa che farai quando arrivi? Una bella doccia. No, e poi subito. No, e poi esce, pranzo, vediamo. Un po' di riposo, dopo un lungo viaggio un po' di riposo è fondamentale. Dai, riposati. Grazie mille Francesco, grazie a tutti voi che avete chiamato in linea diretta. Ora le ultime notizie nel giornale orario. Tutti, buona giornata da Luigi Santarelli e Enrico Galletti in diretta dalla Puglia in Non Stop News. Grazie a Fulvio Giuliani che è stato con noi fino a ieri. Guardate chi c'è a Milano, guardate chi c'è. Buongiorno e benvenuta Barbara Sala. Ciao Barbara. Ah, buongiorno, sono tornata per il mio pubblico, ma soprattutto per fare da babysitter a voi due. Buongiorno, ecco. I miei due galletti nel pollaio. Buongiorno, come state? Buongiorno Barbara, diciamo che la lontananza ci uccide. La lontananza, sai, è come il vento, eh già, ecco. Già.
hai parlato con Fulvio prima di oggi, ti ha raccontato delle cose, spero di naturalmente. Ma sì, sì, mi ha raccontato cose strane. Ecco, così abbandoniamo i tormentoni degli scorsi giorni in favore di tormentoni nuovi. Esatto, e saranno più che tormentoni dei torturoni, penso, quindi state molto attenti. Comunque ragazzi, sono contento, ero così contenta oggi di tornare a lavorare che sono arrivato un'ora prima. Vi dico solo questo, che mi ricordavo più che dovevo arrivare alle 7, sono arrivata alle 5 e mezzo, ero qua. Comunque, perché proprio ardevo, proprio dal fuoco sacro della mia missione, cioè starvi proprio lì col fiato sul collo, ecco. E noi ne siamo assolutamente immagino. Va bene, vogliamo fare qualcosa o continuiamo con i convenevoli? Cominciamo, dai, cominciamo a lavorare, timbriamo il cartellino. Bravo, facciamolo timbrare anche a Davide Giacalone. Buongiorno Davide, ben trovato. Buongiorno, ben ritrovata. Evidentemente di rientro da qualche paese con un fuso orario diverso, cioè con un'ora e senza aver rimesso l'orologio sull'atterraggio. E Davide Giacalone invece rientra dalle sue vacanze. C'è stato Galletti di mezzo. Sì, basta, me l'hanno raccontata. Ormai Ferragosto è finito. Ma infatti, ma poi, ma cosa volevi fare, Davide, a Ferragosto? Ma niente, appunto, alla tua età poi. Immagino i litigi familiari di Davide Giacalone ieri mattina e la sera prima, per colpa mia. Scegli o meo Galletti. Esatto. Davide, buongiorno. Dai, allora partiamo con la nostra rassegna stampa. Il titolo di apertura di parecchi quotidiani in edicola quest'oggi, ce ne occuperemo anche più tardi in Non Stop News. Prendiamo spunto dalla Repubblica. Il governo ferma le danze, imbavaglia la movida. D'oggi stop ai balli in discoteca in tutta Italia. Mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici, anche all'aperto fino al 7 di settembre. I gestori in rivolta. Perdiamo 4 miliardi di fatturato. Ricorso al TAR. Davide. Ma naturalmente, diciamo così, si sprecano le ironie sulla chiusura delle discoteche dopo Ferragosto. Ma vabbè, un po' di ironia ci sta, non bisogna prendersela né da una parte né dall'altra, e anzi accompagna la vita. Il fatto è che, appunto, se la prendiamo dal punto di vista economico, guardiamo che le discoteche aperte erano poche, la gran parte erano chiuse, per non hanno riaperto. Questo semmai, diciamo, è la questione sulla quale vale la pena riflettere. C'è stato qualche momento di caos che continua, per la verità, negli aeroporti, perché i controlli creano problemi e molto spesso mancano. Questo lo trovo decisamente più inquietante, perché andiamo incontro alla stagione, prima o poi si rinfrescherà, torneranno tutti, le scuole, il lavoro, tutti quanti non fanno altro che dire, non, per carità, non si perda un giorno di scuola. Oggi c'è una lettera che manda il segretario del Partito Democratico Zingaretti alla stampa, dice la scuola che deve riprendere, già c'è il problema che ci saranno le lezioni, evviva, si è svegliato Zingaretti. Sono solo 3 mesi che lo diciamo qua che sarebbe successo questo. Il tema non è solamente dove si mettono i seggi, ma anche la data in cui l'hanno fissato. Potevano fissare, è una competenza del governo, diciamo, questo Zingaretti forse lo sa, quindi potevano metterlo tranquillamente prima dell'inizio delle scuole, non lo hanno fatto. Quello che colpisce nel provvedimento di chiusura delle discoteche non è tanto questo, ripeto, l'ho già detto, erano in gran parte chiuse. Il problema è che mi colpisce è il provvedimento preso per luogo e per orario. Io troverei ragionevole prendere dei provvedimenti per situazioni, cioè dove la distanza non si può mantenere, dove le persone sono più numerose, senza distinzione di orario, perché che questo qua capiti alle 10:30 del mattino o alle 23:30 la sera non cambia assolutamente niente, e non cambia neanche per località. Non è che se in discoteca mi diverto, questo bisogna evitarlo, mentre su un treno locale mi affliggo e quindi ci devo stare per forza, perché il virus non ha, diciamo, aspetti ludici o di sofferenza imposta, no? La vita monacale non influisce sul virus, quindi queste sono le cose con le quali secondo me bisognerebbe fare i conti, fermo restando che continuare sempre ad aspettare che ci sia un provvedimento amministrativo del governo che proibisce di fare questo o quest'altro è comunque un'attesa da paese e da persone immature, perché poi alla salute nostra possiamo provvedere, pensare e essere prudenti anche da soli, senza bisogno che ci siano decreti.
Lo citavi poco fa, in apertura sulla stampa, Zingaretti, il mio piano per le riforme, il leader del Partito Democratico, subito una svolta su scuola, fisco, lavoro, politica estera e partite IVA, i veri riformisti, dice, siamo noi. Scusa, allora, abbiamo già citato la stampa, ma ci torniamo per un altro titolo a lato, le pensioni e la saggezza dei cittadini, l'analisi di Elsa Fornero, il welfare e il flop di Quota 100, stesso tema sulla prima del giornale, adesso spunta Quota 41, rischio pensioni più basse, uscita anticipata. Col trucco del contributivo. Davide. Sì, non è un trucco, è una realtà, è un modo di calcolare. Questa questione delle pensioni offende, diciamo così, il buon umore delle persone. È una cosa molto delicata, lo capisco, ma non per questo, diciamo così, smetto di affrontarla anche in toni ruvidi. Sono stati fatti regali a moltissimi italiani. Sono stati fatti regali con la pessima idea di quota 100 che adesso innesca un problema, perché quando quota 100 è stata presentata agli italiani come l'abolizione, la cancellazione della legge Fornero, non è stata cancellata manco per niente, era semplicemente un, diciamo così, una sospensione per un certo periodo. Quando scade questo, scadrà questo periodo di sospensione nel 2022, ci ritroveremo ancora una volta con un'ingiustizia pesante, cioè chi fino al giorno prima poteva prendere ancora un regalo e chi dal giorno dopo non potrà più prenderlo. Una cosa oscena. Stiamo parlando di una materia, le pensioni, che assorbono ogni anno 293 miliardi. Sono quasi il 17% del prodotto interno lordo, più del 34% della spesa pubblica, una cosa enorme. Continuiamo a raccontare di pensioni basse, molto basse, ma ci dimentichiamo di aggiungere che molte sono basse per la semplice ragione che dietro ci sono pochissimi anni di lavoro. E se io alzo le pensioni basse, che sono rette da pochissimi anni di lavoro, non faccio una cosa generosa, è che tolgo i soldi a chi sta lavorando e li consegno a chi non ha lavorato abbastanza. Vi sembra una cosa di giustizia? Vi sembra una roba che si possa mettere nei diritti? Poi, senza dimenticare che le pensioni, ci sono alcune pensioni che sono basse, ma il 25% dei pensionati ne prendono due di pensioni, per cui due comincia a essere una somma importante. Allora, questa cosa dice 41 col trucco del contributivo, ma mettere un'età nella quale si deve andare in pensione o mettere un limite di anni che devono essere lavorati, per cui a me poi dopo questi interventi mi arrivano 200 messaggi dicendo io ho lavorato per 40 anni. No, guardate, dal punto di vista del calcolo ci puoi andare dopo anche 10 anni di lavoro, anzi dopo 10 giorni di lavoro, puoi andare in pensione dopo 10 giorni di lavoro e vacci. Io devo essere libero di poterci andare, naturalmente sulla base di quello che ho versato, cioè prenderò 10 centesimi di pensione l'anno. Ma dove sta scritto che gli altri sono obbligati a mantenermi e a farmi un regalo ogni anno? Dove sta scritto che gli altri lavoratori devono avere una pressione previdenziale e fiscale molto alta per poter garantire quelli che non hanno lavorato? Sono state commesse pesantissime ingiustizie nel passato, diciamo così, un monumento negativo alle pensioni prese dopo 14 anni, 6 mesi e un giorno di lavoro. Ma non è che queste, diciamo, grandi ingiustizie del passato si sanino continuando a fare ingiustizie per il futuro. Quindi è stata una presa in giro dannosa e costosa, quota 100. Adesso andiamo, navighiamo verso il 2022, cerchiamo di arrivarci con un minimo di ordine mentale, tenuto presente che alcuni, un certo buon numero di italiani che avevano diritto a quota 100 non hanno esercitato questo diritto perché saggiamente e con intelligenza, che la classe dirigente e politica non ha dimostrato, preferiscono avere una maggiore sicurezza per il futuro piuttosto che un maggiore vantaggio nell'immediato. Davide Giacalone, tra pochissimo ci spostiamo sul Corriere della Sera perché anche questa mattina molti quotidiani aprono con la situazione in Bielorussia. Tra poco. Marina, siamo in rassegna stampa insieme a Davide Giacalone, eravamo sulla prima del Corriere della Sera, centropagina, la fotonotizia della Bielorussia, decine di migliaia di manifestanti per la libertà, piazze piene a Minsk, Putin pronto a intervenire, grande folla per la marcia contro il presidente Lukashenko, i manifestanti sventolavano la bandiera della Bielorussia pre-sovietica. Davide. Sì, ci sono state le elezioni presidenziali in Bielorussia, Lukashenko le ha vinte ancora una volta. Il problema è che in piazza c'è più gente dei voti contro Lukashenko,
per la semplice ragione che quelle elezioni erano truccate. La Bielorussia non è né una democrazia né uno stato di diritto. La cosa che fa riflettere, che diciamo che il tema che sottopongo alla vostra attenzione, è che al contrario di quello che avveniva in passato, il futuro è sulle ginocchia di Giove, ma insomma per il passato, la legittimazione degli stati autoritari o delle dittature veniva o dalla storia oppure dal casato regnante, quindi un diritto di sangue, oppure un diritto di sangue e terra, quindi il popolo lo vuole e così via. Adesso nel nostro mondo di oggi le democrazie hanno talmente trionfato che l'unico modo per legittimare un governo o un despota è quello di dire ha vinto le elezioni, facendo credere che la democrazia consista nel votare, che è una balla colossale. Cioè, naturalmente dove non si vota non c'è democrazia, ma non basta votare perché ci sia democrazia. Si votava nell'Unione Sovietica, si vota in Cina, si votava a Cuba, si vota in tanti posti dove non c'è democrazia, perché bisogna votare in uno stato di diritto, in un Parlamento dove le minoranze sono rappresentate, in cui l'opposizione ha un suo ruolo, tutte cose che in queste che vengono chiamate con un orrendo sintesi democrature, cioè una via di mezzo fra una democrazia e uno stato dittatoriale, un'autocrazia, invece non ci sono. Quindi questo è quello che succede, e qui la storia invece, diciamo così, la fa da padrona. Chi si trova debole nel proprio paese, ma forte di questa sua capacità di dominare le urne truccandole, poi a chi chiede in Bielorussia un aiuto? Ai russi. E qui, diciamo, ripeto, la storia domina. Speriamo che non succeda come successe a Praga o in Ungheria, dove l'invasione allora sovietica soffocò quel poco di libertà che si cercava di ottenere. Davide, abbiamo ancora qualche secondo per commentare una notizia. La troviamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, fondo pagina. Per i figli cercare lavoro è un obbligo. La Cassazione, il mantenimento non è una polizza. Finiti gli studi, bisogna attivarsi. Ricordo male o altre sentenze invece decidevano che i figli andavano mantenuti in qualche modo fino a un'età molto molto matura? Ricordi benissimo, cioè ci sono state sentenze di segno esattamente opposto. Bisogna tenere presente che per quanto sia la Cassazione, si dice anche nel detto popolare, è che la Cassazione, come dire, la verità finale, però diciamo così, sempre sulla base dei casi che vengono presentati, quindi non basta fare il titolo, bisogna leggere in cosa consisteva esattamente il procedimento. Il punto però, diciamo così, il valore collettivo qual è? È che, ma, diciamo, a parte che quando si arriva fra genitori e figli fino in Cassazione per decidere chi è, se devo mantenerti oppure no, diciamo, qualcosa non è andato per il meglio, mettiamola così. Però per i figli quello che è importante sapere è che avere mantenimento, nel senso di poter mangiare, ma ci mancherebbe altro, se che razza di famiglia è, avere il diritto al tenore di vita che si aveva in famiglia, no, questo non è un diritto, anche perché quel tipo di diritto di avere sempre lo stesso tenore di vita finisce con lo sminuire la tua indipendenza, la tua libertà, la tua dignità, e cioè quello di conquistartelo, il tenore di vita che farai per il futuro e per la tua famiglia. Davide, in questi ultimi secondi vogliamo farti cimentare con un argomento un po' particolare, che è quello della chirurgia estetica, se ti va. Il boom del ritocchino, lo leggiamo nelle pagine interne del Messaggero, colpa delle video call. Dopo la conclusione del lockdown, le richieste di interventi sono aumentate del 50%. A te. Ma io lo prendo per un articolo, sai, siamo in agosto, diciamo, il 17, qualcosa bisogna pur scrivere. Però l'idea straordinaria che uno abbia scoperto di avere dei problemi, io non so se si vede che sono stempiato, qualcun altro può avere delle zampe di gallina e così via. La si è scoperto con le videoconferenze, diciamo, prima evidentemente non avevano uno specchio, diciamo, perché si poteva accorgere, ma che questo richieda un di più di attenzione estetica per la parte che va da qui in su, che si vede lo schermo, mentre sotto sei in mutande e ciabatte, devo dire che segna, diciamo così, un elemento di rincitrullimento collettivo. Quindi spero solo che sia un articolo da 17 d'agosto. Ma sì, ma un ritocchino, dai, ma non ha mai fatto male a nessuno. Davide Giacalone, ti ritroviamo domattina a 7:15 per una nuova rassegna stampa. Buon lavoro e buona giornata. A domani e buona radio a tutti. Sta avendo un successo straordinario, questa è la nuova di Ernia, super classico, direi anche l'Ernia L4, L5, L6, un super classico delle vacanze quando si cambia il materasso, però, è che ti si infiamma un po' lì tra le sai, quando riapri la casa al mare, quindi ti metti a spostare, esatto, i mobili. Piegare sempre le ginocchia. Sì,
il super classico dell'estate. Allora, tra poco parliamo di sport, parliamo di MotoGP. Che immagini veramente impressionanti, quelle del Gran Premio d'Austria di ieri. Rossi sfiorato da due moto, veramente immagini incredibili. Ne parliamo tra poco. Buongiorno, Ariete. Vi aspettate una giornata super dal punto di vista del corteggiamento? Venere non è per niente d'accordo con voi. Toro, la Luna vi affianca e tra l'altro vi dà anche la serenità per concludere nel migliore dei modi la vostra vacanza. Decisamente ottima come cosa. Gemelli, anche se fisicamente siete molto in forma, non esagerate nel mettervi in mostra. Potrebbe esserci qualcuno che non apprezza assolutamente la cosa. Cancro, Venere nel segno è tutt'uno con voi e vi aiuta a flirtare con piacere. Ma a quando un legame definitivo? Leone, grazie a Marte favorevole, pianificherete le scadenze conciliandole con le entrate e in questo modo potrete continuare in modo rilassante la vostra vacanza. Vergine, ancora reduci da un bellissimo Ferragosto trascorso in compagnia. Plutone fa sì che possiate organizzare al meglio il vostro rientro. Bilancia, siete in forma oppure negli ultimi giorni di vacanza siete ancora in fase di recupero? In ogni caso Venere vi protegge. Scorpione, atmosfera frizzante, il dopo Ferragosto vi spinge a darvi un sacco da fare, molti vorranno divertirsi con delle avventure amorose insolite. Sagittario, se avete in mente qualche uscita serale, siate sicuri di non avere blocchi dell'ultimo minuto, meglio avere un piano di riserva. Capricorno, siete determinati a sfruttare questi ultimi giorni per rigenerarvi, davanti a voi avrete molti impegni lavorativi, preparatevi. Acquario, sarete spumeggianti e pieni di verve, si sa che voi di questo segno amate stare con gli amici e anche con la vostra famiglia e non vi smentirete. Pesci, pronti ad assecondare in pieno i desideri del vostro partner? Bravi! In questo modo vi assicurate una giornata decisamente meravigliosa. Linea di nuovo i colleghi di Nonstop News. Buona giornata e buona settimana a tutti. Firmato da Adele Procasca. Grazie ad Adele Procasca e a Fabiana Viola per l'oroscopo di oggi. Sono le 7:39 minuti, Nonstop News su RTL 102.5 con Barbara Sala, Luigi Santarelli, Enrico Galletti. Allora, ne abbiamo parlato poco fa di questo argomento un po' pop con Davide Giacalone in chiusura di Linea Diretta. C'è stato un boom, almeno sembra, del ritocchino, no? E sembra che sia colpa delle video call, quindi la gente insoddisfatta del proprio corpo, della propria immagine. E ovviamente peserebbero anche i timori per le mascherine. Allora, quali sono gli interventi per le mascherine? Cosa vuol dire? Gli effetti delle mascherine, cioè il fatto che noi adesso stiamo con la mascherina, poi a un certo punto dovremmo toglierci. Infatti io ci guadagno con la mascherina, non si vede il doppio mento, perché la mascherina ti copre fin qua, no? E poi anche il pelo superfluo qua, so, non si vede. Ma infatti sarebbe il caso di fare una mascherina che va dal naso più o meno fino alle ginocchia, Così vabbè, magari uno copre anche i fianchi, magari siamo se ce li allarghi. Infatti, parlate per voi. Comunque è vero che queste videochiamate, ma anche già le foto, a volte sono un po' impietose, perché manca la tridimensionalità, capite? Quindi le videochiamate o le riunioni su Zoom appiattiscono un po', io esco sempre spettinata. Ecco, se mi devo trovare un difetto è quello, che esco sempre spettinata. Sempre spettinata, allora però lì la chirurgia estetica mi sa che no, lì ci vorrebbe proprio un coiffeur nella tua camera. Sì, il visagista delle dive. Esatto, infatti. Comunque gli interventi più richiesti sono quelli al viso, poi filler che credo siano labbra, giusto Barbara? Mi confermi? Ma che ne sa lei? Non mai usufruito, vabbè, mai ne usufruirà. Poi liposuzione ai glutei. Dite la stessa cosa, non ne ha mai usufruito. Ito e mai. Esatto. Okay. E epilazione definitiva. Qui ovviamente apriamo una porta che non vogliamo aprire, ma già immaginiamo. Il dolore. Che è quella si fa male? No, non lo so. È quella credo che sia fatta col laser, centimetro per centimetro, che costa un occhio della testa. Quindi non lo so. Ha se detto conviene. Che crede comunque. Ha detto che no, crede. No, non l'ho mai fatta, non me la posso permettere. No, io strappo. Questa la conferma. Ma non ne ha nemmeno bisogno. Va bene, la nostra splendida Barbara Sala. A fra poco. È il momento di parlare di sport, di motori. Ieri attimi di paura per quanto riguarda il motomondiale, il Gran Premio d'Austria. Chiediamo com'è andata e ci facciamo raccontare anche un po' di dietro le quinte, se ce ne sono, dal nostro inviato speciale Max Biaggi. Buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno Max, brividi davvero ieri in Austria, la grande paura di Valentino Rossi sfiorato da due moto, che poi rivedendo quelle immagini, c'è una foto che parla per lui, ha detto ho rischiato grosso. Partiamo da qui e che dire se non che fortuna. Ma sì, è stato un incidente
secondo me non è stato proprio causato volontariamente da Zarco. Comunque la collisione è stata tra Zarco e Morbidelli e le calcola che in quel punto sfiorano i 310 orari, la moto è scivolata, poi si è riaddrizzata nella ghiaia, ha fatto una carambola pazzesca. Non avevo mai visto neanch'io in tutta la mia carriera una moto volare a quella velocità, e ha sfiorato sia Rossi che Vignales, perché Vignales addirittura c'è una foto dove toglie le mani dal manubrio mentre sta andando per coprirsi la testa. Io un'immagine così non l'ho mai vista, veramente si è sfiorata la catastrofe. Allora, parliamo, Max, anche dell'addio di Andrea Dovizioso, perché poi sono uscite alcune sue dichiarazioni. Anche noi siamo esseri umani, ma noi piloti in certi momenti dobbiamo esserlo di meno. Se sei razionale non puoi più andare oltre i tuoi limiti, e commenta, insomma, l'incidente di ieri. Che paura. Ma io lo rispetto, Andrea, perché ci vuole coraggio per dire basta dopo comunque una carriera bella come ha fatto lui, e comunque da lasciare un campionato quando ancora in realtà sia protagonista come lo è stato lui. Negli ultimi tre anni comunque è arrivato tre volte secondo, vice campione del mondo, con una moto italiana non era mai riuscita a nessuno in questa categoria. Prende una scelta così importante e lasciare tutto e tutti, devo dire che ci vogliono veramente, no, ci vuole coraggio prima di tutto, ma anche tanta determinazione. Dunque io Andrea lo stimo per questo, come lo ha fatto, ecco. Forse, Max, è prematuro parlare di titolo mondiale, ma sembra che quest'anno, magari rispetto ad altri anni, i giochi siano un pochino più aperti, o è solo un'impressione? Ma molti hanno pensato che quando il gatto non c'è il topo balla, perché il gatto è Marquez, è un po' un assopigliatutto, ha dominato negli ultimi 7-8 anni. Però c'è da dire che comunque le competizioni sono fatte così, oggi tocca a te, domani a un altro, e l'incidente è sempre dietro l'angolo. Si è fatto male Mark e adesso ha aperto un po' la strada a tutti quelli che inseguivano fino a ieri, ecco. E uno di questi è Andrea Dovizioso, che forse avendo così liberato la mente e dichiarato che nel prossimo anno lui non ci sarà, magari questo lo può aiutare anche per questo giro mondiale, che ancora è in lotta e è in lista per lui. Esatto, continuiamo a parlare di Dovizioso, perché insomma questo lungo addio alla Ducati inizia con una vittoria, quindi qualcosa può voler dire. Mi viene da pensare, è una cosa naturalmente remota, se dovesse vincere il titolo in questo campionato stravolto dal virus, ma soprattutto dall'assenza di Marquez, che spiegazioni potrebbe dare la Ducati? Come potrebbe interpretare questo fatto? Ma secondo me una casa costruttrice non dovrebbe dire assolutamente nulla, ma alla fine sono i piloti quelli che portano il mezzo al traguardo. E certo, ci deve essere sempre armonia tra pilota e azienda. Non è un segreto che negli ultimi anni comunque non c'era una grande, come dire, alchimia tra Dovizioso e Ducati, e questo forse l'ha portato a prendere questa scelta. Io non lo so veramente, perché è talmente personale questo discorso che è inutile farlo, però nel paddock si sa, questa è una cosa che non poteva continuare, ecco. Però è bello, perché da un addio, da una dichiarazione così forte scaturisce una vittoria in un momento così delicato. Questo è molto bello per lo sport. Certo, certo che sì. Max, prima di salutarci, diamo uno sguardo al Max Racing Team. Ieri ci hai parlato di un weekend, insomma, un po' particolare. Come sta andando? Ma sì, il weekend è iniziato male e non è finito tanto meglio. I ragazzi sono partiti in fondo dalla classifica, sia Fenati che Lopez. E diciamo, sono arrivati proprio vicino alla zona punti, però è un risultato che non ci lascia né contenti né, e ci fa pensare che la prossima gara, che sarà di nuovo in Austria tra una settimana, bisogna assolutamente ripartire da un foglio di carta bianco e ricostruire, perché questi ragazzi hanno la possibilità di far bene. Dunque noi ci stiamo impegnando e anche loro, però c'è bisogno di un input positivo per stravolgere di nuovo quello che è adesso l'inizio campionato. Bene, bene, dai, ci risentiamo allora il prossimo fine settimana. Max Biaggi, l'inviato speciale di RTL 102.5 per il Moto Mondiale. Grazie e buona giornata. Ciao a voi. Ciao. Grazie.
Grazie Max. Andiamo da Don Mazzi per la frase del giorno. Buongiorno Don. Eccolo qua, eccolo qua. State bene tutti. Sì, passato bene Ferragosto? Sì, sì, certo, certo. La frase è un invito per tutti. Ogni tanto fermiamoci ad ascoltare la nostra coscienza. Bella, bellissima. La ripetiamo. Ogni tanto fermiamoci ad ascoltare la nostra coscienza. Bellissima. Grazie Don. Ciao, grazie mille. Lisa, pochi secondi alle 8 del mattino, siete su RTL 102.5 Non Stop News insieme fino alle 9 con Barbara Sala, sola soletta a Milano, ma la raggiungeremo presto perché siamo in diretta. State lì. Ma no, ma guarda, guarda, quando era in ferie mi chiamava un giorno sì, un giorno no. Ma con delle precauzioni che neanche mia madre, tipo, per dirti cosa. Prima che partissi hai portato la crema solare, è abbastanza alta la protezione. C'è un misunderstanding. Prima di partire sei tu che hai telefonato a me per controllare la valigia. Santarelli non l'ha fatto, Santarelli è autonomo, non lo devo mica mantenere fino ai 30 anni lui. Vi dico solo che Barbara Sala il giorno della mia partenza mi ha portato in radio il dentifricio, che me l'ho dimenticato. Quindi lei ha un cuore, ve lo assicuro, anche se non sembra. No, più che altro ho una scorta di dentifrici. Non c'entra col cuore. Va bene, carina questo tiro e molla che c'è tra voi due, tra mamma e figlio. È solo l'inizio. A tra poco. Buona giornata da Barbara Sala, Luigi Santarelli, Enrico Galletti. È il momento dell'almanacco del giorno. Allora, lunedì 17 di agosto 2020 partiamo con un po' di auguri di compleanno. 1936, quindi 84 anni fa, nasceva Mogol, grande amico di RTL 102.5, gli facciamo tanti tanti auguri. 77 anni invece, ragazzi, per una statua del cinema mondiale come Robert De Niro. 1943, due volte premio Oscar, tanti tanti auguri. Marco Galli, conduttore radiofonico, nostro collega, 61 anni per lui. Sean Penn, divo del cinema, che sicuramente sarà per Barbara, insomma, considerato uno carino. Sean Penn. Aiutami, è uno figo. Sì, beh, era figo, adesso nel senso c'ha un po' i segni del tempo. In ogni caso, sì, sapete che si è sposato su Zoom con una che ha tipo la metà dei suoi anni, quindi è ma figo. Sì, sì, ma qual è il problema? Barbara è selettiva comunque, ha detto era figo, quindi se venisse qua la notizia è che lei manco lo... Sean Penn, chi? Scusa. Esatto, chi a me piace Vincent Cassel. Ah, scusaci. Lo chiameremo nel pomeriggio. E 43 anni invece chiudiamo con Thierry Henry, calciatore campione mondiale nel 1998, ora allenatore. Bene, vi aspettate da me la frase del giorno? Assolutamente sì, anche i santi. E anche i santi, San Giacinto. Benissimo. Poi, frase di oggi, l'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere, lo ha detto, anzi scritto, Boris Pasternak. Benissimo, benissimo. Che cosa ha pubblicato poi d'altro? Sappiamo anche questo. Vabbè, devo farti la bibliografia dell'autore dell'aforisma. Sì, perché so che lo sai, ma poi ti chiamo e me lo dici. 02 25 15 15, c'è il momento del compleanno nazionale con un ospite che è Vincenzo, che è collegato con noi. Vincenzo, buongiorno e tanti auguri. Vincenzo? Si è emozionato. Non c'è Vincenzo. Era in auto, se non sbaglio, Vincenzo. Forse... si era accostato, si era sistemato con gli auricolari. Abbiamo tanti altri auguri però da fare, che ci segnalano, anzi fatelo anche voi se volete, andate su rtl.it e segnalate i vostri per fare una sorpresa alla persona a cui volete bene. Da Ilaria a Ricky, poi c'è Vittorio che fa gli auguri a Martina, Salvatore li fa ad Aurora, Veronica li fa a Sergio e appunto dovremmo avere Vincenzo, insomma, che ha insistito molto per... qualcuno voleva fare proprio questa sorpresa, speriamo di riuscire a recuperarlo, no? E tra poco sentiremo qual è il programma di compleanni, che poi tra l'altro da un po' finalmente si può tornare a festeggiare. Esatto, con moderazione. Ancora per poco secondo me, perché poi tra un po' non festeggiamo più niente, però... Non soffiamo sulle candeline, per favore. Esatto, non le spegniamo. Ecco, questa è una norma, sapete che ancora prima coronavirus, voi non so se avete mai partecipato al compleanno di un bambino piccolo, che quando soffia su ste candeline, ragazzi c'è un... altro che i droplet del coronavirus, quando un bambino di 3 anni soffia sulle candeline è proprio un vulcano che rutta saliva, quindi vabbè, io aboliamola, aboliamo questa pratica, adesso la mettiamo fuori legge, lanciamo questa cosa. Abbiamo recuperato Vincenzo, buongiorno, tanti auguri. Grazie ragazzi, Vincenzo, avvicinati al cellulare perché rischiamo di non sentirti bene. Come stai innanzitutto, da dove ci chiami e che cosa stai facendo? Vincenzo, non riusciamo a sentirti, abbiamo capito Isola della Maddalena e ci siamo illuminati. Esatto, perché... Vincenzo, se puoi togli il viva voce e ascoltaci direttamente dal telefono, chiaramente fermati. È sul suo catamarano. Mi trovo in mezzo al mare, l'arcipelago del Parco Nazionale della Maddalena.
Wow. Beh, insomma, allora un compleanno mica male, giusto? Vincenzo, quanti ne compi? Assolutamente no, nella natura. Nella natura in questo momento un po' brutto, ma diciamo bello. Mm-hmm. Sì. Per quello che ci circonda. Vincenzo, quanti anni fai oggi? Oggi 38 anni, ragazzi. E secondo te chi è che ha avuto questa bella idea di farti gli auguri in diretta su RTL 102.5? Sarà stata la mia grandissima moglie, Mariangela. Come si chiama? Mariangela, buongiorno, sei tu? Benvenuta. Buongiorno, ciao, buongiorno. Ciao. Vai con i tuoi auguri, Marianna. Amore, ti auguro tutto il bene di questa vita, io ti amo immensamente. Sei tutto per me, tanti auguri. Beh, Vincenzo, grazie, sono amore, degli auguri speciali. Poi, di più. Poi tu sei in un luogo poetico. Cosa vedi davanti a te alla Maddalena? Cosa? L'acqua. Vedo davanti a me. L'acqua. Non riusciamo a sentirti molto bene. Peccato, Vincenzo, ti facciamo ancora tantissimi auguri. Lo ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori, andate su rtl.it e prenotate anche voi il vostro compleanno nazionale da trascorrere insieme a noi su RTL 102.5. Scusa, vorrei che il candidato Galletti mi ripetesse con cognizione di causa, esatto, i nomi delle squadre di Europa League, che sono Shakhtar Donetsk. Mi è piaciuto? Donetsk. È andato bene, dai. Che dovevo il dire? Candidato Galletti lo ripeta, Galletti Santarelli lo ripeta a sua volta. Shakhtar Donetsk, dai, non ci freghi Donetsk. Su questo. Vuoi ripeterlo anche tu? Ma guarda, io sono anni che ce l'ho con le squadre di Europa League. È una battaglia e vincono sempre loro. 5:23 minuti. Buon lunedì, buona settimana. Da Barbara Sala, Luigi Santarelli, Enrico Galletti, una metà di Non Stop News dalla Puglia, l'altra metà nella tristezza di Milano. Comunque si sta benissimo. Senza gente in giro, si può parcheggiare. Quando fa caldo dove vai che non hai il mare? Questo è vero. Vai, non so, non ci avete un laghetto a Milano, qualcosa? Sì, Comunque, a proposito di caldo, vogliamo così dare delle dritte ai nostri ascoltatori sul meteo delle prossime ore. Ne parliamo con Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, che è collegato con noi. Buongiorno Nikos. Ciao, buona giornata, bentrovati a tutti, buongiorno. Buongiorno a te Nikos. Allora, grazie per essere con noi innanzitutto. Allora, il tempo sembra essere perfetto in tutta Italia. Ci dai qualche conferma, qualche anticipazione per i prossimi giorni? Non ci dire che torna la pioggia, perché veramente ci sconfortiamo. Più o meno, perché diciamo che le regioni settentrionali saranno lambite tra oggi e domani da correnti un po' più umide e fresche oceaniche, quindi una massa d'aria che arriva dalla Francia e arrecherà dei brevi irregolari temporali su alcune zone nelle prossime ore. Già per esempio adesso interessano l'alta Lombardia, ma insomma durante il pomeriggio e la serata qua e là un po' a macchia di leopardo interesseranno alcune zone sia del nord-ovest ma anche le Venezie. Sono però fenomeni molto veloci, fugaci, che comunque non guasteranno la giornata per chi attualmente per esempio si trova al mare. Per il centro-sud è tutto tranquillo, a parte dei temporali che si formeranno sulle zone interne della Toscana e poi insomma un po' tutto l'Appennino centro-settentrionale, questo tra oggi e domani. Per il sud invece è tutto una situazione relativamente tranquilla, di sole, caldo, anche se entro mercoledì un lieve calo delle temperature è atteso anche sulle nostre regioni centro-meridionali, perché i venti inizieranno a ruotare tra domani e la giornata di mercoledì un po' di maestrale e grecale, quindi si abbasserà un pochettino la temperatura anche qui, soprattutto sulle località di mare scenderemo sotto i 30 gradi, quindi si starà molto bene. Ma non è tutto, perché poi la seconda parte di settimana rivedrà l'anticiclone nordafricano ritornare su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e quindi Italia compresa, e tra giovedì e il weekend ci attendiamo sì belle giornate, tanto sole ma grande caldo che si rifarà sentire ovunque al centro-sud sulle zone interne, delle temperature massime che oscilleranno nuovamente tra i 35 e i 38 gradi. Ma sono un po' troppi, Nikos, non si può far qualcosa? Guarda, in realtà è stato un mese di giugno e luglio con delle temperature più o meno in linea con il periodo. Luglio si è presentato un pochettino con delle temperature oltre le medie. Adesso agosto si sta facendo vedere il suo volto più caldo con queste temperature abbastanza elevate, soprattutto, ripeto, al centro-sud. Però non mancheranno dei break temporaleschi, in primis al nord. Però come dicevo tra martedì e mercoledì, quindi domani, i venti ruoteranno di grecale e maestrale anche sulle nostre coste del centro-sud, quindi si starà abbastanza bene. Ci sarà da sopportare una nuova ondata di caldo da giovedì fino a domenica con valori abbastanza elevati. Però poi anche l'ultima settimana
la via della prossima, sembra che per il centro nord possano irrompere ancora delle correnti oceaniche, quindi nuovi occasionali temporali ed una flessione delle temperature. È un'estate che va un po' così, tra break temporaleschi e ondate di caldo. Quindi insomma è un'estate un po' particolare, diciamo, perché si diceva fino a poco tempo fa ci lamentiamo perché a Ferragosto fa caldo, ma in realtà è sempre stato così. In realtà ci facevi notare che ci sono dei fenomeni che sono un po' particolari, no, quest'anno. Cosa vuoi? Quando ci troviamo proprio in mezzo tra anticiclone nordafricano e le correnti un po' più umide occidentali, come in questi giorni, anche nei prossimi si troveranno le regioni settentrionali, c'è parecchia energia che si scontra, perché le masse d'aria sono diverse e quindi possono originarsi dei fenomeni localmente di forte intensità, con locali grandinate, intensi scrosci di pioggia. Quindi diciamo che il nord è penalizzato dal rischio di qualche forte temporale, però rispetto alle estati precedenti è un'estate un po' più vivibile, passiamola così, perché ricordate, insomma, le ultime estate hanno visto non solo record di caldo continui, però veramente settimane sempre con l'anticiclone nordafricano, e non veniva, insomma, mai disturbato da nessuna ondata di temporali di aria un po' più fresca. Quindi insomma quest'estate forse il mese più caldo è proprio questo agosto della stagione estiva, però è un'estate tutto sommato sopportabile, che almeno vede di tanto in tanto qualche fugace fenomeno temporalesco riportare, insomma, un clima più accettabile. Niente male, direi. A proposito, prima Barbara chiedeva cosa si può fare per queste temperature un po' più alte. Sappiamo che è un periodo in cui andare all'estero è, insomma, un po' complicato, ma dov'è che si sta meglio in Europa, almeno rispetto a noi? Per gli amanti isole britanniche, quindi che diciamo bello. Che sulle isole britanniche, la Scandinavia, quindi l'anticiclone, ecco, durante il periodo estivo fa proprio fatica, soprattutto proprio l'Inghilterra, e sono continuamente spazzate dalle correnti oceaniche in arrivo proprio dall'Atlantico. Quindi ecco, per chi proprio non sopporta il gran caldo del Mediterraneo in estate, io direi o Normandia, quindi nord della Francia, Paesi Bassi, oppure isole britanniche. Ma l'Islanda no? Non me la metti? Anche l'Islanda è un po' più distante, costicchia con i voli aerei. Adesso va molto di moda, anche perché è bellissima da visitare. Io ho fatto nel 2007, avevo fatto 2 mesi a Londra, e vi dico, luglio e agosto sembrava Milano a novembre. Ma che bello, ma che bello, con un po' di nebbia. Però, adesso arriveranno tutti i messaggi di quelli che dicono, ma quest'anno bisogna restare in Italia. Tranquilli, sì, siamo gioco, qui, siamo in gioco. Barbara addirittura è a Milano, in mezzo ai grattacieli, quindi era solo un gioco, stavamo fantasticando con la mente. Va bene, grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, appuntamento con te, insomma, nei prossimi giorni, perché questo è un argomento di cui si parla. Caldo, argomento caldo. Argomento caldo, vedi, ha fatto la battuta. Grazie Nikos, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Il prode Galletti si è preso un impegno, cioè trovare un argomento interessante per questa trasmissione. Assolutamente sì. Allora, è tempo di spiaggia e tempo di mare. Noi vogliamo sapere che tipi da spiaggia siete e vi diamo qualche suggerimento. Dai. Allora, ve ne leggo un po'. Allora, abbiamo lo sportivo, che è quello che si presenta all'alba in tenuta da jogging e corre senza una meta da un bagno all'altro. Alle 10 si confronta con un'estenuante sessione di addominali, cimentandosi in flessioni in spiaggia che mettono in mostra tutto quello che ha. Poi abbiamo il salutista, da non confondere con lo sportivo. A differenza dell'esemplare precedente, il salutista saluta il sole nella posizione del loto, in spiaggia beve solo centrifugati biologici e ripete mantra come fossero preghiere di un rosario. L'animalista preferisce i quadrupedi ai bipedi, permettendo loro ogni sfogo. Occhio dove mettete i piedi, attenti a nuotare in un raggio troppo vicino o fido, perché pestarla porterà anche fortuna, ma le doccette al mare sono quasi sempre troppo distanti in casi come questi. Poi abbiamo il coatto, degno di menzione, rimasto agli anni 80, si presenta con radiolone, canotta sbracciata e ciabattina di plastica, impestando di musica dance i vicini d'ombrellone. La versione evoluta lo vuole con un riproduttore MP3, ma cantando a squarciagola è impossibile non sentirlo. I tatuaggi, insieme alla ferramenta di piercing, sparsi su tutto il corpo, completano e decorano la figura. Quando non canta, parla al telefono, sfondando i timpani del suo vicino, oppure gioca a razzle, inventandosi parole inesistenti. Allora, identificatevi, in quale gruppo siete, Luigi? No, scusa, mi sono perso l'argomento. E io avevo chiesto un argomento interessante. Lasciamo perdere. No, tra l'altro, Barbara, scusa, almeno tu. Cos'è il radiolone? Perdonami. Il radiolone, quello che ti porti sul braccio.
quello che si usava, no, si usava dai, negli anni 80. Scusate se non c'ero negli anni 80. No, anzi, 90, sì, 90, tipo Willy il principe di Bel Air, quelle robe lì, ma voi non eravate ancora nati, quindi ecco. Il riferimento non insomma, vi coglie impreparati. Barbara, abbiamo un problema. Luigi in questi giorni la sveglia alle 5 lo sta distruggendo proprio, da, no? Quindi da lui che quando pulpito? Quando spegne il microfono alle 9 lui se ne va a dormire, quindi la spiaggia non l'ha mai vista, quindi non può identificare. In realtà sono stato anche chiamato dalla squadra di animazione del Blu Serena Valentino Village, sì, perché io sono un tipo che fa il bagno, poi si schiaffa sul lettino e non vi conosce più. Ma l'altro giorno insieme a Luigi Provenzani della squadra di Radio Z abbiamo visto una specie di, neanche un castello, sai, una specie di fortezza di sabbia. Mm-hmm. Incompleta. Sì. E che fai? Passi davanti e non ci metti le mani? Che soprattutto carino. Sei quel gilet da ingegnere che ti dà una certa aria. Quindi io sono arrivato io. Io lo dico, a 21 anni mi sono messo a finire un castello di sabbia. Sì, Barbara, poi a 21 anni alla serata di RTL 102.5 l'altra sera è salito sul palco alla disperata ricerca di una ragazza. Dopo il terzo gin tonic ha urlato dicendo cerco una ragazza, questo è il mio contatto Instagram. Il risultato, nessun follower. Non è andata così. Sì, no, mi non hanno raccontato così. Di questa cosa, ragazzi, però voi non, cioè non è che dovete... non so neanche come spiegare, però cioè non è che dovete cercare di batter cassa usando lo strumento pubblico che è la radio, su. Assolutamente. Ma già che c'è, che fai? Aveva solo una maglia con un logo gigante. Ma col suo numero di telefono, il suo contatto esatto. Instagram. Allora, sentiamo però la sala cosa fa quando va in spiaggia. Esatto. Allora, cosa punto fa? Numero uno, la sala cerca di evitare la spiaggia come si evita il peggior nemico, perché il sole è il nemico numero uno dell'uomo. Ricordiamo questa massima di Paolo Pacchioni, io la sposo proprio in toto. Quindi io in spiaggia sono totalmente asociale, sto sotto l'ombrellone, mi alzo il meno possibile perché la sabbia scotta. Seduta su quelle sedie, hai presente le sedie da regista? Ecco, no, quelle ancora più, non le ho mai provate, non so, magari sono come quelle proprio bassissimissimissimissime, che proprio sei a 5 col sedere da 5 centimetri dalla sabbia, che metti di solito sul bagnasciuga. Non le ho mai provate, ma mi danno l'idea di essere estremamente scomode. Ecco, io ho bisogno di essere comoda in spiaggia. Potessi portarmi il mio soggiorno, lo farei. Per il resto sono estremamente rispettosa, non rompo le scatole, se possibile non parlo con nessuno, perché ricordiamo odio tutti, quindi non parlo con nessuno e di conseguenza non disturbo neanche, quindi sono la vicina ideale. Ma Barbara, ma ti riconoscono in spiaggia o metti una bandana? No, beh, metto gli occhialoni, perché altrimenti sai, figurati noi personaggi del mondo dello spettacolo, sono lì a firmare autografi. Ha delle sosia, come è successo per Madonna. Lei ha delle sosia che manda in modo da non essere disturbata. Ma è davvero lei, è lei o non è lei? Va bene, ci sentiamo tra poco qui su RTL 102.5 con altre interviste. Non sto più. È il momento di parlare di attualità, di commentare insieme i fatti di quest'oggi. Lo vogliamo fare insieme a Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Direttore, grazie, buon lavoro. Allora, partiamo dalla notizia del giorno, la chiusura delle discoteche, è arrivato insomma l'accordo dopo il vertice tra Stato e Regioni. Non andavano proprio aperte queste discoteche? Penso proprio di sì, non andavano aperte e credo che sia stata sbagliata la scelta di riaprirle, ma sia stata giusta la scelta di richiuderle rapidamente. Naturalmente bisogna essere attenti anche a quelli che saranno i danni che subiranno gli esercenti, ma penso che su questo si riuscirà a mettere in qualche modo una toppa, come si dice in questi casi. Certo, direttore Cerasa, questa mattina ricordavamo in rassegna stampa con Davide Giacalone come molte discoteche fossero già chiuse in realtà. C'è un altro pezzo del provvedimento preso ieri, che è quello dell'obbligo delle mascherine per fascia oraria, dalle 18 alle 6 del mattino, nei locali aperti al pubblico e nei luoghi, insomma, dove è più facile che si creino assembramenti. Commentiamo questa. Ma io penso che gli italiani siano un popolo di buon senso e che hanno mostrato in questi mesi carattere e intelligenza, e penso c'è stata una collaborazione buona tra la politica, il sistema sanitario nazionale, anche in fondo le regioni e i singoli cittadini. È ovvio che se si dice che l'obbligo della mascherina vale fino alle 6 e dalle 6.01 si fa quel che si vuole, non è esattamente così, è un'indicazione di massima per evitare di dare forse anche l'impressione di creare una sorta di nuovo
clima di panico, perché al momento, diciamo, il panico forse certamente non c'è, bisogna essere semplicemente un po' intelligenti, utilizzare la testa e sapere che ci sono alcune disposizioni minime che vanno sempre adottate: lavarsi le mani, mettersi mascherina e praticare il distanziamento sociale in tutte le occasioni in cui, diciamo, lo si può fare. Io penso che l'Italia in questi mesi abbia mostrato anche un grado di resilienza e di intelligenza molto importante, e penso che queste piccole misure in più possano aiutare a farci arrivare all'autunno in una situazione non drammatica, e soprattutto permettendoci di riaprire le scuole. Che è il punto focale, perché fino a due giorni fa non c'erano dubbi, il 14 si riapre, i banchi con le rotelle, il metro di distanziamento e quello che volete. Adesso, con questa impennata nei contagi, si rischierebbe forse anche la riapertura. Direttore, lei ha detto che gli italiani sono stati bravi, insomma, e coscienziosi fin qui, però verrebbe da dire solo in Italia, perché quelli che sono andati all'estero, sembra che invece siano andati apposta all'estero per cercare di fare la bella vita e non rispettare certe norme, visto che molti contagi stanno arrivando da lì, dal rientro. Ma diciamo che in generale non si può accusare di essere i responsabili persone che vanno in vacanza e che hanno contatti con altre persone. Naturalmente il problema è che ci sono paesi che si trovano a confine con l'Italia, ma anche in giro per l'Europa, dove la diffusione del virus in questo momento è notevolmente superiore. In Spagna e anche in Francia, anche in altri paesi, di 5-6 volte superiore a quella che si registrava in Italia. Quindi mi sembra anche giusto che si adottino queste misure di prevenzione, anche un po' forzata, nei confronti degli italiani che sono andati all'estero a passare le loro vacanze, così come penso sia giusto monitorare costantemente quello che è il tasso di contagi che ci sono nei vari paesi anche extraeuropei, e che legando questi anche con la capacità dei sistemi sanitari nazionali di essere efficienti, di prendere eventualmente decisioni drastiche, come è stato fatto in queste settimane, vietando i voli o addirittura costringendo le persone che arrivano da alcuni paesi alla quarantena forzata. Penso che non bisogna stupirsi delle misure toste che stiamo vedendo e che continueremo a vedere, immagino senza altri lockdown eventualmente, ma con delle chiusure mirate. Sulla scuola, consentitemi di dire, non penso assolutamente che ci siano dubbi sul fatto che la scuola riaprirà, e anche chi ha figli piccoli sa che già dal 1° settembre gli asili, per esempio, riapriranno. Ecco, Claudio Cerasa, parliamo proprio di scuola, poi magari riparliamo anche di ripartenza dell'attualità politica. Si riparte il 14, ma il referendum è il 18, quindi si chiuderà subito, riusciremo a trovare altre sedi per votare, o la scuola andrà chiusa due giorni dopo? Temo che ci andrà verso questa direzione, e che sia molto complicato, anche se sarebbe auspicabile trovare delle soluzioni alternative, perché far stare i bambini a scuola pochi giorni e poi riportarli a casa è qualcosa davvero di assurdo, anche se naturalmente organizzare le lezioni non è una cosa molto, molto semplice. Quindi capisco che ci sia questa esigenza, mi sembra assurdo e complicato da accettare che in tre mesi non si sia trovata un'alternativa, e speriamo che in qualche modo la si trovi. Direttore Cerasa, mi piacerebbe parlare con lei di giovani. In questo periodo sono disorientati dal punto di vista della scuola, perché non ci sono certezze. A loro si tende, in questo paese dove si cerca sempre di dare la colpa a qualcuno, si tende di attribuire ai giovani la colpa della risalita dei contagi. Ma io mi domando, ma chi ha deciso di aprire le discoteche non pensava che saremmo arrivati a questo punto? Cioè, pensava che sarebbe cambiato il modo di andare in discoteca, che sarebbe andata in qualche modo diversamente? E io penso che a un certo punto, per quanto, come diciamo prima, gli italiani abbiano assoluto carattere e intelligenza, si sia anche diffusa l'idea che il virus era completamente scomparso, e che anche purtroppo questo è dovuto al fatto che alcune persone che hanno influenza nel mondo della medicina hanno diffuso messaggi contraddittori, anche sbagliati, perché un conto è dire che il virus clinicamente non c'è più, nel senso che all'interno delle strutture ospedaliere è presente in una misura molto inferiore rispetto ai mesi precedenti, un altro è dire che non ci si contagia più, e anche l'idea
perché l'estate si sarebbe portata via magicamente il virus a colpi di temperature alte, era semplicemente un colpo di sole, perché come abbiamo visto in molti paesi, ma anche in America, pensiamo alla Florida, questo non è successo. Quindi ovviamente i giovani in questo momento hanno come esempio un ruolo importante, perché devono in qualche modo occuparsi non soltanto di loro stessi, ma anche dei loro cari, dei loro genitori, dei loro nonni. Quindi le misure di precauzione che devono adottare devono essere finalizzate a proteggere prima di tutto gli altri, che sono potenzialmente più in difficoltà, prima ancora di loro stessi. Ma penso che in questi mesi anche i giovani si sono comportati molto 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 bene, per quanto i tassi di contagi siano più elevati verso i giovani rispetto a qualche mese fa, è evidente, comparandoli con i dati di altri paesi, che anche su questo fronte i giovani italiani si stanno mostrando molto responsabili, secondo me. Direttore del Foglio, Claudio Cerasa, nostro ospite questa mattina per cercare di decifrare e commentare insieme i fatti di attualità. Grazie, buona giornata e buona estate. Grazie, grazie a voi, agli appassionati di radio, consiglio Foglio di oggi, dove parliamo di quattro pagine della meraviglia della voce della radio, e quindi parliamo anche di voi. È vero, stregati dalla voce, e questo insomma il titolo di questo articolo straordinario, l'ho letto prima, complimenti davvero. Grazie direttore. Pan, l'isola che non c'è, Edoardo Bennato, 1980, il nostro Millennium Hit per chiudere Non Stop News di questo lunedì 17 agosto. Oh. Sì, e se volete riascoltare il nostro programma tutto bello concentrato con le vostre telefonate e gli auguri agli ospiti, lo trovate in podcast nella sezione on demand della nostra app e su rtl.it. Grazie a Barbara Sala, che privilegio. È un onore, è un privilegio, ragazzi, per voi aver lavorato con me questa mattina. Grazie anche a Luigi Santarelli. Grazie Enrico Galletti, grazie Alessio Valentini nella regia del track di Castellaneta, grazie a Pio Ingegno e Ricky Aristarco nella regia di Milano. Noi torniamo domani qui in Non Stop News alle 6. Ciao!